Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi continuiamo lo studio del quattordicesimo turno di campionato di Serie A. Abbiamo visto le partite che si disputeranno sabato e domenica mattina, adesso vediamo le partite che si disputeranno invece domenica pomeriggio e anche lunedì sera. Tra l'altro, la partita del lunedì sera è abbastanza interessante perché quella tra Atalanta e Napoli, quindi ci andiamo a vedere tutto subito dopo la sigla. Come sempre, ti raccomando, lascia un like se ti piace il video che stai vedendo o se vuoi continuare a vedere video sulla Serie A e sull'analisi delle partite. Adesso la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Come sempre utilizziamo OneFootball. Trovi il link per scaricarla in descrizione. OneFootball è un'app gratuita con la quale analizzo e studio e seguo le partite, soprattutto perché ti arrivano le notifiche dei gol se stai seguendo una partita in particolare, insomma, tutte le cose che utilissime per seguire al meglio il campionato. Poi ci sono tutti praticamente i campionati del mondo, quindi è veramente un'app che ti consiglio, gratuita, ci sta. Torino-Genova, ci andiamo ad aprire anche l'app di Stats for Bets. Torino-Genova, eccola qua, alle 15 di domenica. Allora, il Genova non se la passa benissimo. Tre sconfitte, zero vittorie nelle ultime 5 partite. Aveva cominciato benino, adesso non sta andando fortissimo. Il Torino ha preso un po' di pareggite nelle ultime 5, ne ha pareggiate 3. La statistica premia sicuramente Granata, 43% sull'esito 1, che però non è una statistica stravolgente su quest'esito. Fatemi vedere un attimo a livello di classifica come stanno messe. Il Toro a 18 punti, il Genova a 15, quindi neanche così distante. Mi pare di vedere che il Genova subisce un botto di gol, 27 gol, addirittura ne subisce 3 a partita in trasferta. Mi colpisce tantissimo questa statistica perché l'anno scorso, che sono arrivato secondo al mio fantacalcio, avevo Perin in porta e Perin in porta era una sicurezza metterlo in trasferta. Il Genoa è in trasferta per tantissimo, non so se fino alla fine dell'anno, ma per tantissima parte dell'anno aveva 0,75 gol subiti, quindi era veramente una sicurezza. Vederla a 3 gol subiti mi fa veramente impressione. Con questi numeri, l'over 1,5 è il minimo, è proprio il minimo. Non segnano tantissimo, il Toro fa solo un gol e 17, quindi magari non è proprio da over 2,5 spintissima, però se uno analizzasse le quote fino all'ultimo ci potrebbe stare anche proprio l'over 1,5 in questa partita. E l'esito gol addirittura al 74%, cioè hanno delle difese abominevoli, direi. Anche l'esito gol ci sta tutto perché Piatek comunque un gol in canna ce l'ha praticamente sempre. Il Toro un gol in casa, mi aspetto che lo faccia. Ti dirò che l'esito gol probabilmente è quello che mi piace di più in virtù di questo. Over 1,5 se uno vuole stare tranquillo, ma esito gol è buono buono su questo match, mi piace molto. Vediamo poi Frosinone-Cagliari, andamento praticamente identico, 1-1, cioè 1-3-1, nel senso una vittoria, tre pareggi, una sconfitta nelle ultime 5. Nelle vittorie generali il Cagliari ce n'ha un paio in più, ma quando gioca in trasferta non fa bene come quando gioca in casa. Statistica da x2, questa sulla 1x io non me la rischierei proprio perché non però Frosinone dovrà vincere un'altra. Subiscono tutte e due tanto e segnano tutte e due poco.
Quando è così è difficile perché che vince la difesa o l'attacco? Cioè gli attacchi scarsi non segneranno nonostante le difese scarse o le difese scarse riusciranno a non subire gol perché gli attacchi sono de merda? Non è facile. Allora, se io questa la salterei, cioè non sceglierei nulla perché mi sembra troppo al limite. Se devo scegliere per forza un esito, dico il gol del Frosinone. Mi sembra facile che ci stia, insomma. Sassuolo Udinese. Questa potrebbe essere una partita più interessante. Fatemi vedere la classifica. Sassuolo 19 punti, Udinese 12. Beh, però giocano pure a Sassuolo. Beh, non male. Allora, non male nel senso che il Sassuolo lo vedo favorito. 45% di esito 1, probabilmente 1x più facile, stavo per dire più meglio, perché più meglio non si dice. No, 1x è più facile perché alla fine 1x copre il 78% della probabilità su 100. Quindi direi che siamo veramente coperti con la 1x. La questione dei gol è interessante. Il Sassuolo in casa ne fa 2,17. Mancherà Boateng, però ultimamente era un po' calato il rendimento, quindi penso che possa sopperire. Mi piace l'ipotesi di un over in un match del genere, perché alla fine il Sassuolo fa 2,17, subisce 1,80, l'Udinese fa 1,30 e subisce 1,50, over 1,5 ovviamente. Se vogliamo fare tipo 1x over 1,5 potrebbe essere una soluzione. O magari una soluzione un pochino più rischiosa, over 2,5. Su questa ce la possiamo permettere. Torino-Genova l'abbiamo visto. Chievo-Lazio alle 18. Vabbè, il Chievo che analizziamo. Un bagno di sangue. Però ha pareggiato contro il Napoli l'ultima. E poi aveva fatto punti contro la Roma. La Roma quest'anno è l'ago della bilancia della retrocessione, perché ha fatto fare i punti alla Spal a 3 punti, poi ha fatto fare 3 punti al Bologna, ha fatto fare i punti 1 al Chievo, contro chi altro è che non ha vinto? Con l'Udinese ha vinto, ha perso addirittura con l'Udinese forse. Vabbè, la Roma la vediamo dopo. Chievo-Lazio, boh. La Lazio ha giocato in Coppa, quindi sicuramente qualche scoria di stanchezza in più ce l'ha, però va a Chievo, insomma, se fa quello che fa di solito la Lazio vince, magari x2 e stiamo più coperti. Non mi immagino tanti gol, nonostante il Chievo ne subisca 2,14, perché comunque la Lazio in trasferta non sta brillando, fa un gol e 17. Questa potrebbe essere una buona occasione per un under 3,5. Anche in questo caso l'over 1,5 ci sta. Tra i due, tra under e over, questa under 3,5, over 1,5, mi giocherei l'under 3,5 come scelta. X2 under 3,5, stiamo proprio a cavallo. Roma contro Inter. Abbiamo perso contro il Real Madrid questa partita di trasseghe, praticamente primo tempo e potevamo aver fatto tranquillamente due gol noi. Secondo tempo usciamo dal campo e facciamo giocare loro, che poi vabbè, c'hanno i fenomeni,
due o tre fenomeni ancora ce l'hanno, anche se non c'hanno più Ronaldo, però stanno veramente facendo una stagione disastrosa, non perché era la Roma, ma se era un'altra squadra il Real Madrid l'aveva tritato. L'Inter sì, ha preso la scoppola col Tottenham, ma non l'ha meritatissima la sconfitta, cioè ci poteva stare un pareggio. Viene a Roma con 4 vittorie consecutive e mi mette paura, neanche a dirlo. Spero che... ma cioè, la Roma quest'anno è inanalizzabile, veramente. Spero che non prenda un'imbarcata, cioè spero che vinca, ok? Però non è lo studio. Spero che vinca, ma non è lo studio. Lo studio è X2, ma probabilmente pure 2 fisso. I gol mi sorprende tantissimo, perché in casa la Roma fa 2 gol e 67. Dove li fa sti 2 gol e 67? Non lo so, però i numeri dicono così. Mentre l'Inter ne fa 1,67, tutte e due qualcosa concedono. La Roma nelle ultime 5 4 volte under, l'Inter nelle ultime 5 4 volte over. Ma forse con sti numeri si potrebbe provare l'esito gol. Il problema è che davanti ci manca Dzeko e gioca Schick. Io l'ho preso al fantacalcio. Tu dirai, che cazzo l'hai preso a fa? Lo so, lo dico pure io. Che cazzo l'ho preso a fa? Non lo so, proviamo sto gol della Roma. X2, over 1,5, gol. La Roma, mamma mia, mi fa veramente paura. Atalanta contro Napoli. Oh, questa è bella. Nelle ultime 5 partite l'Atalanta ha vinto 4 volte. È vero, ha perso l'ultima incredibile con l'Empoli, ma secondo me lì gli è proprio andata fuori di testa, perché da 2-0 perde 3-2. Napoli ovviamente sta facendo un'ottima, ottima stagione. Atalanta 18 punti, Napoli 29. Questa, ti dico, le vado a vedere le statistiche, ma in realtà secondo me già lo so. Atalanta subisce poco in casa, però ti dico la logica di questa, senza che studio tutto il resto. Mi giocherei l'esito gol per questo motivo: al di là del fatto che l'Atalanta fa quasi 2 gol a partita e idem il Napoli, mi piace giocare l'esito gol di squadre che stanno sotto in classifica e giocano in casa, quindi in questo caso come l'Atalanta, e che vengono da un così bel filone di vittorie, quindi 4 vittorie nelle ultime 5 ti fa capire che è una squadra in forma. Perciò ci sta l'ipotesi che faccia un gol. La chiusura del cerchio sarebbe con un controllo sul bookmaker asiatico oppure con l'analisi delle quote, però vabbè, lì andiamo a uno step successivo. Però mi sembra ad occhio, vedendo questa, che abbia quelle caratteristiche, la possibilità che la squadra inferiore in classifica, che però gioca in casa quindi dovrebbe andare meglio, segni, e ovviamente contro una squadra forte come il Napoli ci sta tranquillamente il fatto che segni anche il Napoli. L'over infatti, poi una volta che uno trova un gol così, ci aggiunge tranquillamente l'over, e le statistiche ce lo confermano, 73% è molto alto, potrebbe essere tranquillamente una partita da over 2.5. Quindi per questo video è tutto. Mi raccomando, se vuoi altri video sulla Serie A, lascia un like. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!